Benvenuti a tutti. Welcome everybody. Siamo veramente contenti di avere questo bel gruppo di ragazzi. We are very happy to have you guys with us today. Purtroppo, allo stesso momento adesso, stiamo avendo una settimana di preghiera. Quindi siamo... non siamo tutti qua. Unfortunately, we are having a week of prayer. So not all of the guys will be here tonight. So yeah, we are sorry for that. Ma siamo veramente contenti, abbiamo già sentito un pezzettino, vediamo che siete veramente bravi. And we are happy because just the practice of wow. So huge for us. Quindi grazie dell'opportunità che ci date di ascoltarvi. E benvenuti alla nostra scuola. Quindi che credo che siamo qua tutti per ascoltarvi. So we want to thank you for the opportunity and we are all yours, so take it over. È stato un bel viaggio, siamo svegliati la domenica mattina. To email
our flight had been canceled. E abbiamo deciso di mettere il volo era cancellato. And so there's 51 of us on this trip, so to get us rebooked on flights, we didn't think it was going to be possible. Quindi siamo 51 proprio per programmare tutto da capo, non pensavamo fosse possibile, no? So we actually have a concert band that's here as well that they were going to perform. Abbiamo anche una band, no? A concerto, che sono qui con noi, che anche loro parlano di loro. But with the uncertainty of our flight plans, they told us we might have to divide off into little groups. Ma per questo disagio ci siamo divisi in piccoli gruppi. We were unable to bring all the instruments. It was going to be too confusing. Quindi non abbiamo portato tutti gli strumenti, se no sarebbe stato un casino. And he worked it out, and we all got on the same flight. Ma Signore è buono che ha fatto sì che noi potessimo essere tutti quanti sullo stesso volo, diciamo. And we made it here safely. We flew into Milan, and we were in Venice yesterday, and Florence today. Quindi siamo tutti qui. Eravamo a Milano, a Venezia, e ora siamo a Firenze. It's just an honor to be here. We thank you so much for having us. E quindi è un onore, vi ringraziamo tantissimo che possiate ospitarci qui. And the name of this group, this is our small choir, this is called Volante. Ah, si chiama Volante? Volante. Of the shoe.
conferenze, ci spostiamo ad Assisi. We will visit the Basilica for Saints. Francis, thank you. Visiteranno la Basilica com'è? Yes. Of course, he's known all over the world for his poem about "Make Me an Instrument of Thy Peace." Ed è famoso per il suo poema, no? Il fatto di farsi, no? Diventare uno strumento nelle mani di Dio. Where there's hatred, let me sow love. Dove c'è odio, che io possa portare amore. Where there's doubt, faith. Dove c'è dubbio, che io possa portare la fede. It's a great message. È un messaggio molto grande. And the name of this song is "Make Me an Instrument of Thy Peace." E questa canzone dice: fammi diventare uno strumento della tua pace. Thank you.
Thank you.
ne arriviamo dalla College of Pacific. These are the high school students. Quindi sono quelli degli studenti delle superiori. So their age is 14-18. Quindi dal 14 al 18 età. And actually we've had a number of our graduates who come to school here, or at least have done the summer program. Our principal, her daughter, when was Alani here? Last year. Last year. Did anybody know Alani Denton? Me. Oh, good. Quindi, una studentessa di quella scuola è venuta qui l'anno scorso, Alani, non so se ci ricordiamo. And we had two of our students that did the summer program this last year, Talia Chavez and Alexis. Anche durante l'estate scorsa sono state due studenti che sono stati qui. Yes, so we're sister schools. Quindi siamo sorelle, fratelli, Gesù. The next song we're going to sing is called Chosados. La canzone si chiama Chosalosa, non so. Non ho capito più. It's from South Africa. Ah, arriva dalla Sudafrica. Ma dove è stato? Arriva in It's mixture of Zulu and I don't know if you know how to say that or not. Ah, in Delaware. Ok, è un miscuglio, diciamo, di Zulu, che è tipo un genere di musica, e di Ndebele, che è tipico sudafricano. And it means go forward. E vuol dire vai avanti. And the soloist tonight it will be Joy Paulson. Yeah. E la persona che lei che ci fa la solo per questa canzone. Song is called Hashiben. It's an Israeli folk song.
è tipo un genere tipicamente israelita. And we'll keep it short. You can translate it in Hebrew. Yeah. Then I need to speak. Thank you.
So this will be our last song. No. Questo sarà l'ultimo brano che ti offrono. Siamo stati benedetti di stare qui sul campus. Quindi speriamo uno di questi ragazzi decida di venire qui qua, se, come SEA, come studente, non si sa mai. So our last song was actually written by an American songwriter named Bob Dylan. Bob Dylan. Questa canzone è stata scritta da Bob Dylan, americano. Many may not know that Bob Dylan back in the 1980s converted to Christianity. Bob Dylan nel 1980 divenne cristiano. And he wrote a couple of gospel albums. E ha scritto tanti brani gospel. And the words of this song are so powerful. It's called Pressing On. Le parole di questo brano sono molto forti e dicono, cioè, andare avanti, spingere in avanti, pressing on. Pressing on, pressing on, never give up, press on. E non arrendersi mai. Yes, and that's such a great message because we all ed è un grande messaggio perché tutti quanti noi affrontiamo delle difficoltà nella vita, no? But if we just keep pressing on, però dobbiamo andare avanti. We hold on to the hand of Jesus, prendendo la mano di Gesù, we will get there. Saremo lì, arriveremo. Pressing on. Andare avanti, grazie. Oh, and the soloists, two soloists. Abbiamo due persone che ci fanno la storia. Thank you.
possiamo pregare insieme? Possiamo stare qui, grazie. Dear Lord, Padre, sei nel cielo. Thank you so much for this opportunity to praise you together. Grazie perché possiamo lodarti insieme. And help us to always remember to never give up. E aiutaci a ricordare non arrendersi ma. To keep pressing on. E andare sempre in avanti. To your higher calling. Alla tua chiamata così alta. Until we can all meet together again in heaven. Affinché possiamo tutti quanti con braccia nel regno di Dio. We thank you and praise you in Jesus' name. Ti lodiamo nel nome di Cristo Gesù. Let's just stay together also, we can find that. Grazie, grazie mille.